Un saluto da Mauro Coppadoro, nuovo appuntamento con l'informazione sportiva di Corrente TV. Questa settimana abbiamo vari appuntamenti. In prima pagina il volley femminile con la brillante salvezza ottenuta dal Garibaldi Rosa grazie alla vittoria contro il Calangianus. Parleremo anche di basket con gara 1 dei playoff e purtroppo il basket insieme è sconfitto ad Alghero, quindi ci occuperemo ancora di volley per il volley maschile che vince per 3-0 l'ultimo incontro casalingo. Parleremo della sconfitta interna del Atletico Maddalena nel campionato di terza categoria contro il Sant'Antonio e avremo anche un servizio sulla pedalata ecologica organizzato dalla Maddalena Bike in occasione del Sadiedes a Sardegna. Quindi, come detto, copertina meritata per le ragazze del Garibaldi Rosa, allenate da Marco Morello, protagoniste di una impresa veramente eccezionale. Erano praticamente spacciate 2 mesi dalla fine del campionato, avevano 8 punti da recuperare sulla zona salvezza, ci sono riuscite brillantemente. Oggi hanno sconfitto per 3-1 lo Shalom Calangianus nella gara decisiva per la salvezza. Sono partite in scioltezza, aggiudicandosi il primo set con molta facilità, così anche il secondo. Una battuta d'arresto nel terzo set, perso per 25-10, si è avuto un po' di timore. Per fortuna nel quarto set le ragazze di coach Morello sono andate alla grande, hanno scacciato la paura, hanno conquistato i 3 punti che valgono la salvezza. Quindi direi subito di partire col filmato, con le interviste all'allenatore Morello e ad alcune giocatrici. Abbiamo iniziato con questo obiettivo di salvarci, ci siamo salvati all'ultima partita del campionato. Per noi è come averlo vinto alla fine, cioè la sensazione è la stessa, per assurdo, però insomma credo che la tensione e tutto il resto, penso che come l'ultima partita per vincere un campionato. Noi siamo salvati, manterremo questa categoria e sono contento. Un'impresa clamorosa, avevamo 8 punti da recuperare quando mancavano 1 mese e mezzo alla fine del campionato e sembrava impossibile, poi una rimonta incredibile con un ritmo da primato nelle ultime giornate. Ci siamo dati un po' tutti una mano, ecco. Le ragazze logicamente hanno messo del loro giocando, c'è stata la loro disponibilità, non assidua, qualche volta, insomma, qualche defezione l'abbiamo avuta, però ci sta. Niente, ripeto come ho detto l'altra volta, una bella esperienza, sono contento soprattutto per loro perché comunque è un motivo di orgoglio. Sì, sicuramente dopo tante belle esperienze questa è iniziata male ma è finita nei migliori dei modi. Volevamo la salvezza è arrivata. Se mi permetti volevo intanto ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi, in primis Marco e poi il presidente. E poi volevo ringraziare anche tutti quelli che non hanno creduto in noi, che comunque ci hanno aiutato a vincere lo stesso. Grazie. Sì, noi siamo sempre stati quelli delle grandi rimonte, anche contro il Fertilla perdevamo 24-21, abbiamo vinto poi 26-24, 3-1, quindi non ci piace vincere facile, se non c'è un po' di agonismo non ci si diverte. E passiamo al basket, playoff del campionato di promozione, gara 1 giocata ad Alghero dal basket insieme contro la formazione della Mercede. È andata purtroppo male, 67 a 53 il risultato finale, con un margine che è stato così messo assieme dalla formazione di casa quasi tutto nel primo quarto. Quindi una falsa partenza per gli uomini di coach Nespeka che poi non sono riusciti a recuperare. Cercheranno ovviamente di riportarsi in parità negli scontri di questa sfida diretta per la promozione. Giocheranno in casa domenica 8 maggio alle ore 16 alla palestra comunale. È auspicabile che ci sia un grosso contributo del pubblico per inseguire questo sogno della promozione in Serie D. Purtroppo non abbiamo filmati di questo evento che si disputava in trasferta. Saremo sicuramente presenti domenica con le nostre telecamere nella palestra comunale. Passiamo invece al volley maschile. Qua una bella vittoria da commentare, una vittoria che così consente al Garibaldi di Serie C maschile di sperare di mantenere il quinto posto. Hanno battuto 3-0 in casa il Guasila, i parziali, primo è finito 25-22, il secondo 25-14, il terzo 25-21. Di questa partita abbiamo delle interviste con il coach Guidarini e con il capitano Giovanni Cusinu e possono andare subito in onda.
È appena finita la partita tra Garibaldi e Guasila della Serie C di volley, ultimo impegno casalingo, un 3-0 abbastanza agevole per regalare un'ultima soddisfazione ai tifosi. Sì, diciamo che abbiamo avuto la fortuna, diciamo, di giocare, la fortuna e la sfortuna di giocare con l'ultima in classifica, la fortuna perché è stato un impegno facile, la sfortuna perché sicuramente non è stata una bella partita di pallavolo. E Arcangelo, si sta chiudendo il campionato, domenica ultima fatica a Cagliari contro la seconda in classifica, un quinto posto da cercare di difendere, primi bilanci su una stagione sicuramente positiva che affrontavamo da matricola dopo la vittoria del campionato di Serie D. Ma come hai detto tu, la stagione è andata abbastanza bene, considerando il fatto tanto che si hanno tutti i ragazzi locali e soprattutto dal fatto che abbiamo avuto molti infortuni, e questo ci ha un attimino condizionato, tenendo in campo sempre le solite 6 persone che hanno dato tantissimo e sono da elogiare perché hanno fatto un grandissimo campionato. Molte, devo dire, hanno giocato anche in condizioni estreme. Qui il capitano che ha giocato con il tutore con un dito incessato praticamente, qualche d'un altro che ha giocato con la caviglia bloccata, perciò grande merito a questi ragazzi. Grazie Arcangelo, passo la parola al capitano Giovanni Cusino, capitano di 1000 battaglie dalla B1 in giù, tanti campionati nazionali, adesso di nuovo questa realtà locale sarda che speriamo di abbandonare quanto prima e tornare in B2. Ecco, un bilancio anche da parte tua di questo campionato che ti ha visto grande protagonista. Bellissima esperienza, ci mancava un campionato dove avevamo delle possibilità di scontrarci con amici, con realtà più simili alle nostre, un campionato con tanti ragazzi, tutti locali come ha detto Arcangelo. Una bellissima esperienza, importante perché propedeutica per il futuro, cioè puntiamo sicuramente a fare un campionato di vertice in maniera da, insomma, dare alla Maddalena la locazione giusta che ha a livello di pallavolo, che sicuramente è un campionato di categoria superiore. Ed eccoci al calcio, terza categoria, terz'ultimo impegno stagionale per l'Atletico Maddalena, sconfitto in casa 1-0 dal Sant'Antonio con un bel gol di Orecchioni. Subito il filmato con l'intervista al presidente Mario Tinteri. Stadio Pietro Secci, è appena terminata la partita di terza categoria fra Atletico Maddalena e Sant'Antonio, una sconfitta 1-0 di misura, un bel gol degli avversari, ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine per recuperare, ma non c'è stato niente da fare. Parola al presidente Mario Tinteri. Niente, peccato, non abbiamo fatto questa gran bella partita, però dico che non meritavamo neanche di perdere perché siamo stati sfortunati, un palo, una traversa, siamo contati come giocatori, quest'anno è una stagione un po' brutta, tanti infortuni, molte assenze, abbiamo fatto un campionato proprio che non ci aspettavamo. Ecco, colpiva questo particolare in panchina, solo 2 giocatori, il portiere di riserva e un giocatore di manovra, oltre l'allenatore, siete arrivati proprio alla fine contati, quest'anno su 26 giocatori in rosa abbiamo avuto dai 16 ai 18 infortunati, proprio abbiamo perso anche i giocatori migliori tipo Piccotti, Vargiu, giocatori come Piccoli, Cuneo, Fonneso, giocatori importanti, purtroppo lo stesso Bulciulu, Casanova, cioè giocatori che l'anno scorso hanno fatto la differenza, infatti siamo arrivati terzi, quest'anno purtroppo è andata male, speriamo di rifarci il prossimo anno, stiamo cercando di concludere nel migliore dei modi però. Ecco, quindi ancora 2 partite, domenica in casa col Porto San Paolo, poi fuori Bortigiadas, l'impegno per cercare di chiudere bene una stagione un po' storta, diciamo. Un po' storta, sì, speriamo di fare il risultato la prossima in casa e poi andare a chiudere l'ultima col Bortigiadas, che è una bella squadra che punta a salire, a vincere il campionato, a arrivare seconda, perché il campionato ormai l'ha ammazzato lo Smeralda. Cosa devo dire? Peccato perché non ci aspettavamo una stagione del genere, noi avevamo fatto i programmi di fare meglio dell'anno scorso, cioè arrivare almeno secondi o primi,
Il prossimo anno, stiamo già lavorando per il prossimo anno, stiamo già contattando qualche ragazzo, abbiamo dei contatti anche con qualcuno che quest'anno era colliva della Juniore, vediamo un po', stiamo lavorando bene, cercando di ringiovanire la squadra e fare un bel campionato il prossimo anno. E passiamo adesso al ciclismo con la ciclopedalata non agonistica organizzata dalla società La Maddalena Bike il 28 aprile in occasione de Sadie de Sa Sardigna. Partiamo con il filmato su questa manifestazione e le interviste ai protagonisti. Siamo qui con Corrente TV nello splendido scenario di Stagnali, dove si è appena conclusa la prima pedalata ecologica organizzata dalla Maddalena Bike in occasione della Die de Sa Sardigna. Sono qui col presidente De Sogus e con numerosi atleti che hanno appena ultimato questa manifestazione non agonistica, una manifestazione che si spera possa avere un seguito. Noi abbiamo voluto costituire questa nuova società per incentivare soprattutto il ciclismo alla Maddalena, soprattutto per i grandi, ma non solo agonistico, anche che riguardi anche un po' il cicloturismo e tutti i ragazzi in genere. Questa è la prima manifestazione che abbiamo organizzato per cercare di incentivare un po' questo sport. Comunque la nostra società è stata creata anche per un discorso agonistico, abbiamo degli atleti che stanno seguendo un giro di Sardegna agonistico, poi in autunno avremo le gare di mountain bike di cui organizzeremo e parteciperemo a gare in tutta la Sardegna a livello regionale e poi organizzeremo ancora qualche altra manifestazione a livello cicloamatoriale, cicloturistico, tipo quella di oggi. Il discorso sta che bisognerebbe intanto invogliare tutti gli appassionati della bicicletta con questa manifestazione. Abbiamo visto che qualcuno sta svegliando e quindi speriamo in un futuro che qualcuno si aggiunga al nostro gruppo. Per quanto riguarda gli atleti, abbiamo attualmente tre atleti che sono Andrea Mario, Vitiello Francesco e abbiamo Ottavio Manunta che stanno partecipando al Giro di Sardegna che ogni anno si svolge in Sardegna e stanno facendo delle prestazioni praticamente ottimali. Io chiamerei Mario Andrea, che conosco di fama, anche perché lui è un sportivo estremo, quindi viene dal biathlon, se non ricordo male, dal triathlon, quindi è uno, li chiamano gli Iron Man, che fanno in un'unica gara ciclismo, corsa e nuoto. Ma oggi parliamo di ciclismo e quindi dici un po' di questa tua esperienza con molto entusiasmo nella Maddalena Bike. Beh, sono già diversi anni che ci dedichiamo appunto all'agonismo, abbiamo partecipato a gare anche in continente, abbiamo conseguito tre prestigio di cicloturismo, che sono 7 gare su 10 che si svolgono in tutta Italia. E quest'anno invece siamo impegnati appunto nel circuito regionale in Sardegna. Di questa manifestazione ciclistica avremo in settimana uno speciale con più ampio spazio ai protagonisti e le loro interviste. Con questo è tutto anche per questa settimana, a risentirci coi prossimi appuntamenti del TG Sport di Corrente TV. Un saluto da Mauro Coppadoro.